Emanuela Orlandi, la verità, incinta e portata a Londra. Da oltre 4 decenni, Pietro Orlandi persegue senza sosta la ricerca della sorella Emanuela, scomparsa misteriosamente all'età di 15 anni nel 1983. La sua dedizione incrollabile lo ha portato a esplorare ogni pista possibile, inclusa quella recentemente discussa durante la sua partecipazione al programma televisivo Il Verissimo. Nel corso dell'intervista, Pietro ha condiviso dettagli di un contatto avvenuto poco più di un anno fa, da parte di un individuo convinto che Emanuela sia stata trasferita a Londra, subito dopo la sua scomparsa. Questa persona, che ha vissuto accanto all'appartamento di Emanuela gestito dai padri scalabriniani, ha fornito a Pietro una lettera mai vista prima, la cui autenticità resta da confermare. La lettera, che si ritiene firmata dal cardinale Poletti, era indirizzata all'ex segretario di Stato inglese Frank Cooper e tocca il delicato tema della presunta gravidanza di Emanuela. Questa rivelazione aggiunge un nuovo strato di complessità al caso, suggerendo una possibile copertura legata a scandali di pedofilia, con implicazioni che coinvolgono membri dei Nuclei Armati Rivoluzionari, NAR, come informatore. La potenziale connessione con la pedofilia e il coinvolgimento di figure ecclesiastiche e gruppi estremisti solleva inquietanti domande sulla natura della scomparsa di Emanuela. Anche sulle dinamiche di potere che potrebbero aver influenzato gli eventi successivi. La determinazione di Pietro Orlandi a cercare verità e giustizia per la sorella non mostra segni di affievolimento, alimentata dalla speranza di portare finalmente alla luce i dettagli oscuri di questa vicenda lunga decenni. Questo caso, intricato e carico di emozioni, continua a catturare l'attenzione pubblica e a sollecitare un dialogo aperto sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle indagini. Le recenti rivelazioni di Pietro Orlandi rappresentano un passo significativo verso la comprensione di ciò che è realmente accaduto a Emanuela, ma sollevano anche ulteriori interrogativi sulla portata delle indagini e sulla possibilità di trovare risposte conclusive. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.